Buongiorno dalla vostra Pina e la Peppina. Siamo in macchina on the road e stiamo andando nella città della libertà, dove ognuno può essere ciò che vuole, dove non ci sono barriere architettoniche neanche etniche, dove il vento ha un ruolo importante e dove ci sono tanti canali e dove le biciclette sono il mezzo principale dove muoversi. Stiamo andando a Amsterdam. È la mia prima volta ad Amsterdam. Adesso la racchetta telecamera sta sballozzolando perché siamo sopra un ponte, fantastico. Dicevo, è la mia prima volta in assoluto in Olanda e ad Amsterdam. Con me, sempre per sempre, il conducente. E questa è l'autostrada con questo cielo, questi colori autunnali che io adoro. Dato che da Milano sono 1100 km e passa, abbiamo fatto la tappa in due tappe. Abbiamo fatto Milano, un paesino sperduto in mezzo alla Germania, e stamattina da questo paesino sperduto ci stiamo dirigendo ad Amsterdam. In realtà siamo abbastanza in ritardo sulla tabella di marcia perché già a mezzogiorno la Pina comincia a avere fame, perché contavamo di essere ad Amsterdam a mezzogiorno, ma questo è. Siamo arrivati ad Amsterdam da circa un'ora, solo che appunto essendo arrivati in macchina già mi avevo studiato tutto di come parcheggiare in questi così chiamati parcheggi di interscambio, e sembrava una cosa intelligente: parcheggi fuori dalla città e poi entri dentro la città. Invece non è assolutamente una cosa intelligente, semplicemente, intanto il navigatore ci sta dando indicazione, semplicemente perché questi parcheggi, avete presente, parlo soprattutto per chi è di Milano, i nostri parcheggi in Brianza, quelli non so, di Paderno, adesso non mi viene neanche un'altra la città della Brianza, comunque quelli insomma dei parcheggi delle ferrovie nord, che non è che sono giganteschi, sono giusti per i pendolari, ecco, sono così. Quindi in realtà, tra l'altro, essendo in una zona di grattacieli, quindi di uffici, ovviamente sono presi da tutti i pendolari, e quindi alla fine per i turisti, per chi viene da fuori, in realtà il posto non c'è. Quindi la trovo una cosa abbastanza stupida, perché se tu fai degli interscambi, come ad esempio sono a Parigi, li devi fare giganteschi, cioè dovresti fare 5 piani di parcheggi sottoterra, perché allora tutta la gente che viene anche da fuori, perché comunque Amsterdam è una posizione strategica, confine con la Francia, con la Germania, anche dall'Austria non è lontano arrivarci, parcheggiano fuori e poi in centro se ne vanno tranquillamente con i mezzi e con la bicicletta. Se tu invece li fai microscopici e non dai la possibilità di parcheggiare altrove, cioè sinceramente non la trovo una cosa intelligente, e quindi io sono un po' arrabbiata per questo. Questa vacanza sta cominciando malissimo, perché poi nel frattempo si è fatta luna e io potrò morire di fame, ecco. Traffico. Allora, abbiamo tenuto la stanza, la camera, e praticamente parcheggiare in strada costa 4 euro all'ora, quindi ci veniva a costare 40 euro e non avremmo fatto neanche tutta la giornata. Quello della reception alla fine ci ha trovato un parcheggio attaccatissimo all'albergo dove... Quanto costa, Gianni? 10 euro al giorno. 10 euro al giorno, che non è tantissimo. L'interscambio invece? 1 euro al giorno. Vabbè, ok, un euro e contro 10 vinci un euro, però 10 euro al giorno non è tantissimo, perché se andate in Germania e in Austria comunque mediamente spendete 15-18 euro. Quindi a saperlo prima avremmo risparmiato ben 3 ore sulla tabella di marcia, sono le 2:30, io non ho ancora mangiato, penso che potrò dare di matto. Vittoria, vittoria, finalmente abbiamo trovato il parcheggio, peraltro vicino all'albergo. Signore mie e signori miei, finalmente siamo in stanza, ci hanno dato la camera, che è piccolina ma essenziale, e dato che alla fine si sono fatte le tre, per risolvere la questione fondamentale per la Pina, perché se non mangia sclera il cibo, siamo andati al supermercato.
La Pina si è presa questa fantastica roba di lenticchie e verdure, praticamente lenticchie forever, anche ad Amsterdam. Il Gianni si è preso l'insalatina Caesar Salad con il poulet. Siamo andati all'espare, quindi non dovremo neanche avvelenarci. E poi troppo contenta del mio smoothie veg con mela e avocado, perché questa qui è una linea che c'è anche in Italia, solo che questo qui mela avocado non si trova, quindi la Pina very happy. Adesso mangiamo qualcosa appunto così al volo e poi forse questa vacanza può iniziare e potremo andare insieme ad esplorare Amsterdam. Ho mangiato già un panino vuoto con i semi di zucca. E questo fa di me una donna felice, come potete vedere l'umore è già tornato in alto e I'm very happy. I'm ready to explore Amsterdam. Non so perché parlo inglese maccheronico, ma oggi gira così. Yeah! A dopo! Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. In realtà la nostra gita oggi doveva iniziare dal Palazzo Reale e solo che appunto, dato che abbiamo avuto un casino di problemi col parcheggio e se è già tardi, lo vediamo nei prossimi giorni. Adesso ci troviamo in una piazzettina molto carina che si scrive SPI, però si pronuncia SPAO, e abbiamo letto nella guida che è una piazzettina carina con caffetterie e librerie dove fanno anche mercatino dei libri usati e d'arte. Poi da qui si cammina, che si cammina, ci sono tutte le viettine dello shopping e si punta verso Dam, che è la piazza principale da dove nasce Amsterdam. Il contributo del Gianni è sempre... Beh, siccome andiamo nella piazza principale dove nasce Amsterdam, di fronte a tanta, come dire, ricerca storica, io mi zittisco. Guarda che l'ho detto perché ho letto che praticamente proprio la città di Amsterdam, in senso quando nel 1000 e passa, è funata. Funata? Nacque. Nascette. Proprio... proprio in quella piazzettina lì, che vedremo in realtà alla fine del nostro giro, perché adesso puntiamo a Benjamin Hoff, ai suoi fantastici cortili. But you gotta keep on going, you gotta live that dream. I know I ain't supposed to feel it, but oh how it feels. Troviamo all'interno del cortile di Benjinov, dove le beghine, che era un ordine cattolico di devote e vedove, vivevano. Adesso in realtà non ci vivono persone normali, però carino, il cortile sono molto carino, proprio i colori attonali è fantastico. La mia versione invece, che erano un branco di zitelle povere sole che avevano i soldi, quindi si sono costruite questa fantastica Uzi all'interno di Amsterdam. Scegliete voi la versione che più che preferite. Comunque i colori dell'autunno qua dentro sono fantastici, con tutti questi foglie autunnali, molto bella, mi piace un sacco. Poi ci sono due chiesette, una è chiusa quindi non siamo neanche riusciti a vederlo, carino, e siamo praticamente attaccati alla piazza dove eravamo prima di Spao. Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream, but you gotta keep on going. Siamo finalmente giunti alla piazza principale di Amsterdam, ovvero Dam, che come correttamente dicevo io, anche se già mi ho preso in giro, praticamente perché ho detto che è stata, che nasce Amsterdam proprio a chi in questa piazza, perché nel 1270 dei pescatori, questa era tutta una zona paludosa, insediarono le loro prime casette in questa, proprio in questa piazza, e da qui poi piano piano cominciarono ad espandersi, e poi vabbè, nel corso degli anni hanno ovviamente bonificato tutta la zona paludosa e è diventata Amsterdam. Il nome Amsterdam abbiamo letto nella guida che deriva da Dam, che significa diga, che poi è anche il nome della piazza, e il fiume che si chiama, me lo sono già dimenticato, ma è Amstel, e quindi Amsterdam e diga Amsterdam. Questo è il Palazzo Reale, da cui oggi dovevamo iniziare la nostra visita, ma non siamo riusciti e lo vedremo presto. E questa qua è tutta la piazza Dam, dove c'è, guardate che bordello, perché essendoci il ponte, tutta la Francia, la Germania e anche l'Italia hanno deciso di passare il ponte dei morti ad Amsterdam. Però è veramente, veramente carina. Come vedete c'è un pezzo di piazza da questa parte e un pezzo di piazza
dall'altra parte. Tanto la gente mi passa davanti. Praticamente questa qui prima era tutto un'acqua, un canale, poi l'hanno bonificato e quindi la piazza è diventata molto più grande. Questo qui è un grande centro commerciale che una volta era un mercato di frutta e verdura, e questo è quanto. No, no, ma è piccolo, è semichiuso. Buonasera, si è fatta decisamente una certa, ma una certa veramente veramente tardi, perché sono le quasi le 10, perché siamo arrivati veramente lunghissimi. Sono riuscita a trovare un posticino dove mi fanno verdure bollite e una torrota ai ferri, sono troppo contenta. Questa è la mia torrotina, scusate la luce ma qui praticamente non c'è luce, questa è la mia torrotina e quella è la mia verdurina, poi lì c'è il pulletto del Giuemi. La giornata di oggi è stata veramente particolare e sono saltati tutti i programmi. Diciamo che questo è l'episodio zero di Amsterdam. Da domani cominciamo la nostra gira. Da domani cominciamo ad esplorare sul serio. Quindi seguiteci. Dalla pina affamata è un pochino stanchina, che sono le 10 e vanno a presto. Un bacione.